Eccoci qua, cari amici. Buona serata, buon mercoledì, ovviamente. Primo appuntamento di Casa Caffè e dovrebbe essere ormai l'ultimo mercoledì del mese, più o meno. No, ce ne riusciamo a fare un altro? Esatto, quasi. Esatto, CP, che arriviamo giusti al 30. Ah, no, non arriviamo più. Vabbè, dai, che vi devo dire, ragazzi? Finisce anche il mese di ottobre. Questo è la. Poi abbiamo ancora venerdì noi da vederci, però di fatto abbiamo detto verso fine mese cosa bisogna fare? In attesa di prendere la paga, divertiamoci lo stesso. Siccome non, quando finiscono i soldi, per divertirsi ci sono poche cose da fare, o canti o suoni, perché poi altre cose non ti riescono, giusto, Mauro? Magari le facciamo insieme. Magari le facciamo insieme. Allora ci siamo detti, no, a parte gli scherzi, per rallegrare una bella serata di un mercoledì dove qualcuno più tardi giocherà a calcio, ma noi invece presentiamo qualcosa con Stammi Bene, quindi lasciate stare il calcio per cortesia per questa sera, noi abbiamo un bel gruppo, di ragazzi giovani, perché spazio ai giovani, eccoli qua. C'è scritto nameless, dice cosa vuol dire? Senza nome sono. Però adesso, visto che noi riusciamo a farla questa cosa, abbiamo già un aiuto da parte di un tecnico esperto e possiamo passare direttamente alla presentazione. Ovviamente cominciamo dalla cantante. Io mi chiamo Giulia. Giulia. Ho 16 anni e frequento l'Istituto Alberghiero di Ferrara. Però. Emozionante. Bella scelta però. Bella scelta perché è ancora un ramo dove si riesce a trovare. Sì, esatto. Si riesce per, a trovare lavoro. Per il lavoro sì. E tu vabbè, solo voce o hai anche qualcos'altro? Vedo che hai qualche piccolo movimento con... Diciamo che mi esercito con degli ovetti, però. Benissimo, però non è. Cioè, principalmente voce. Al tuo fianco vedo già però che c'è un chitarrista. Sì, si può vedere, suono la chitarra. Mi chiamo Filippo, Filippo Lombardi, e io invece faccio il liceo scientifico, sempre di Ferrara, perché comunque siamo un gruppo liceo di Ferrara. Scientifico. Liceo scientifico. Ti faccio le congratulazioni ai tempi, lo parlo anch'io. Grazie mille. Sono passati solo 50 anni da quando ho cominciato, però per il resto credo è stata una bellissima scelta. Una bellissima scelta, bravo. Grazie. Allora, andiamo a sentire Al Cajon, sì. Sarebbe il batterista, però per questioni di studio è un po' duretta montare tutta la batteria. Sì, no, scomodo, quindi scomodo. Sempre prima. Però si fa lo stesso. Comunque, no. Io sono Simone Sacchetti, ho 16 anni compiuti oggi, finalmente. Tanti auguri allora, pensa a te, facciamo un applauso, bravo. E anch'io frequento l'alberghiero, come la Giulia. E quindi un giorno aprirete un locale che vi speriamo dai, almeno a fare prima qualcosa con la musica, perché dici? Poi si vedrà. Non si sa mai. Vediamo l'altra chitarra. Io sono Pietro Boarini, come Filippo faccio il liceo scientifico a Ferrara, sono in classe con lui. Bene, e... ottima scelta. Grazie. Chi copia dei due? Un po'. Ci si aiuta vicino. Ci si aiuta a Vicenza, qua nel Veneto capita spesso a Vicenza, magari dalle parti vostre no. No, non copia nessuno da voi, vero? Nessuno copia. Non si dice. Ufficialmente. Ecco, come si dicevano, si fa, ma non si dice eventualmente. Esatto. Andiamo a vedere finalmente il bassista. Sì, sono Manuel Grossi, e suono il basso e faccio un istituto tecnico a Ferrara. Molto bene. Allora abbiamo tre gruppi diversi, però tu sei da solo. Sono da solo. Alberghiera. Istituto, vabbè dai, perfetto. Allora intanto cosa vi accomuna però per questo discorso? Perché se siete qui insieme è perché suonate insieme, ma come vi siete conosciuti? Una volta si usava, agli anni miei, in ogni scuola c'erano i vari gruppi fra compagni di classe o comunque di classi vicine e c'erano ogni primavera alla fine si andava a fare il concerto delle scuole, quindi ogni scuola portava i suoi gruppi eccetera eccetera, ma qui fate un interscolastico, allora, come vi siete io. Trovati? Cominciamo. Allora, diciamo che il gruppo è stato creato da Filippo, lui conosceva Pietro perché appunto erano in classe insieme, poi Simone l'ha conosciuto tramite il suo insegnante di batteria, che non so come facessero a conoscersi però vabbè, e poi Manuel l'ha conosciuto tramite Pietro perché loro due fanno lezioni insieme, sia di basso che di chitarra, la fanno insieme, poi quindi... paesani, quindi... Esatto, vivono nello stesso paese, quindi... Oh, io sono stata l'ultima ad arrivare perché dovevo creare un gruppo con un amico di Filippo, solo che faceva metal, quindi non era proprio il mio genere. Non era il tuo genere. E loro erano in vacanza insieme, mi ha dato il suo numero e niente, ci siamo iniziati a scrivere, poi tramite WhatsApp abbiamo deciso quando fare la prima prova e ci siamo trovati tutti. Fatto bene. Allora, io spiego già che al 349 06 34 349 che vedete sotto qui,
eccolo là, questo, 349-06-34-349. Potete mandare dei messaggi anche in WhatsApp. Ne è già arrivato uno, però, perché qualcuno ha già capito come funziona, e dice: ciao Nameless, mi chiamo Loredana e sono una vostra grandissima fan. Da quando vi ho sentito per la prima volta a Riccione, siete magnifici, la vostra musica è unica, vi adoro. Grazie, e auguri a Simo. Grazie mille. Perché d'altronde valgono anche gli auguri di compleanno. Ecco, purtroppo l'ultima cosa che abbiamo saputo è stato che alle 19.11 c'è stata una scossa di terremoto con epicentro a Macerata, questo l'abbiamo letto sull'ANSA. Se qualcuno da quelle parti ci sta seguendo, auguri, che vi devo dire, non sappiamo niente, quindi non sappiamo assolutamente niente, qualcuno un po' alla volta ci darà notizie. No, al momento non dovevano esserci particolari problemi, però siccome le cose si scoprono dopo, nel frattempo auguri. Usiamo il condizionale. Esattamente, non dovrebbero esserci, però speriamo, assolutamente, anche perché insomma, è già successo da quelle parti, no? Quindi comincia a diventare una brutta storia se si ripete. Magari sarà un assestamento di quello che era già successo, però dà sempre fastidio, no? Molto negativa questa situazione. Sì, ci sentiamo un po' instabili. Noi poi nel territorio ferrarese 4 anni fa siamo stati toccati, ecco, cui siamo vicini al popolo marchigiano in questo caso e abbiamo toccato veramente con mano delle situazioni non piacevoli. Speriamo bene. Ecco. Chiudiamo qui, purtroppo, perché è inutile, non potendovi dare notizie, è inutile parlare ulteriormente. Allora, noi abbiamo un'abitudine qui, però, siccome è tanto bello sentire parlare i ragazzi, però che bello sentirvi suonare. Allora, a questo punto, se ridiamo al tecnico, che altrimenti fa fatica a suonare la chitarra, e proponiamo un primo pezzo. Un primo pezzo. Ecco, il bello ovviamente è la diretta, e quindi noi siamo pronti a sentire, che ci annunciano intanto qual è. Chi è allora, che lo sa? Io. Lo sai tu? Benissimo. La prima canzone si intitola Chasing Cars, ed è di un gruppo che si chiama Snow Patrol. E una cosa che vorrei aggiungere, questa canzone è pochissimo conosciuta in Italia ed è veramente un peccato perché è un brano veramente bello. Hai fatto bene a suggerirlo, lo useremo di più in radio, ti devo dire. Allora intanto poi vi leggiamo un altro messaggio, però voi tranquilli con il vostro brano.
Grazie mille. Ciao Elena. Poi, Giulia, hai una voce stupenda. C'è la firma, hai una voce stupenda. Grazie mille. Ciao Nameless, vi seguo da sempre, siete favolosi. Auguri, Simo. Che minchia la firma, ma lei stessa. No, noi solo per ringraziare, perché se sappiamo chi è che firma, ovviamente. Allora, ciao Nameless da Ferrara, da Mattia e Martina. Ciao. Sappiamo chi sono. Ecco fatto. Allora, poi andiamo avanti, appena arriva qualcos'altro lo andiamo a leggere di volo. E noi siamo abituati di solito che se ci sono gruppi che hanno già una storia, chiediamo un po' di raccontare la storia. Però voi siete abbastanza giovani, come dire, sulla scena, no? Sì. Però avete già fatto qualcosa, mi risulta che avete già partecipato a concorsi, avete già avuto qualche piccolo premio. Quindi raccontateci un po' la vostra breve ma poderosa storia. Allora, noi ci siamo messi insieme ad agosto dell'anno scorso, quindi è circa un anno che stiamo... Già più di un anno. Sì, già un po' più di un anno. E niente, allora, abbiamo partecipato a Capitalent 2016, che era un concorso radiofonico fatto proprio da Radio Capital, che in pratica tu inviavi via la canzone e quella che, cioè quelle che piacevano venivano selezionate, poi c'era ovviamente la semifinale e la finale che si è tenuta a Roma. Abbiamo avuto la fortuna di arrivare fino in finale e alla fine abbiamo anche vinto, che non ce l'aspettavamo minimamente. Noi siamo partiti per Roma pensando di andare comunque a vedere una città che penso abbiamo visto poche volte, comunque quando eravamo piccoli non ci ricordavamo, e poi per andare a passare una giornata tra amici, cioè a divertirsi, non tanto a pensare andiamo a vincere, quindi vincere senza aspettarselo è stato ancora più bello, credo. Ecco, io credo che avete intanto fatto la cosa più bella del mondo, cioè dire, vado a fare una gita, no? Non si usa fare così, vado a fare una gita, se poi dalla gita... Se nasce qualcosa, Mauro, non è... Poi andare a Roma, e di solito la gente ci va per altre ragioni, no? Ci va perché sono delle sedie particolari, dove chi ci sta seduto posto, vince delle mensilità incredibili, delle pensioni per sempre, fino alla ventesima generazione. Un film già visto, una canzone già vista. Mi pare di ricordare, cioè, che Roma abbia anche quella di attrattiva. Sì. E perché? E tutto il resto, no? C'è la Magica Roma, c'è la Lazio, c'è il Colosseo, c'è un po' di tutto a Roma. Adesso, non solamente i politici, anche se se ne sono appropriati abbastanza bene. Mentre loro sono andate a trasmettere emozioni forti, sono andati a comunicare un qualcosa, e vedere dei giovani che riescono a comunicare così bene delle emozioni e anche delle storie, questo è bellissimo, ecco, perché il mondo, ricordiamo, è dei giovani, è in mano a loro, per Bravo. Cui... ben venga che così in giovane età riescono a trasmettere già queste forti emozioni. Io nel primo brano ho provato delle forti emozioni, questo è bellissimo sentirlo. Infatti. E poterlo dire in diretta qui da te, Claudio.
È questo che volevo dire, perché se danno emozioni, chi è che era in giuria in fin dei conti? La giuria era composta da persone al adulte o persone, sì, persone diciamo adulte che o della vostra età? La giuria era Max Gazzè, nel senso che era lui che decretava il vincitore. Perfetto, quindi era una persona adulto affermato. Esatto, e tra l'altro musicista, quindi... Beh, no, no, questo è intanto un grande valore, perché se è lui che ha scelto, il valore del premio è ancora più alto. Però questo mi ha fatto piacere, perché di solito adesso c'è il brutto pensiero che i giovani riescano a parlare benissimo fra di loro, però si erano lievemente scollegati col mondo degli adulti per molte cose. Oh, ma forse questo perché è una cosa nostra. Perché gli adulti non danno loro molto credito, no? Questo è un problema che hanno gli adulti nei confronti dei ragazzi. Però se gli adulti li premiano e fra di voi, con i vostri, diciamo, coetanei, come funzionate? Benissimo, e lo vediamo delle cose. Quindi si cominciano, si sta un po' accorciando. Claudio ha il cellulare in fiamme già, cioè, per cui questo è un segnale. Si sta accorciando il gap. Assolutamente. Perché questi ragazzi che i genitori hanno sempre visto come sì, ma i bambini adesso cominciano a diventare famosi e bravi fin da subito. Ecco, questo deve essere uno stimolo, soprattutto perché intanto studiano, e questa è una cosa bella, continuano a studiare e intanto si divertono, è quello che abbiamo sempre detto. Poi studiano perché vanno in cerca di poter avere un lavoro, la musica sarà a parte, perché si può lavorare e anche fare musica. Certo. Ci vuole un po' di impegno. Eh beh, come in tutte le cose. Ovviamente. In tutte le cose. Quanto sacrificate, adesso sentiamo un po' qualcuno di loro, quanto sacrificate, ce l'hai già in mano pronto, all'allenamento fra di voi? Quante volte vi trovate per fare le prove? Allora, quest'estate abbiamo praticamente passato un'estate dentro la sala prove, perché avevamo live in continuazione, quindi insomma dovevamo sempre provare. Però non siamo sempre sul pezzo, come dire, cioè ci divertiamo anche, proviamo sì, però la maggior parte del tempo diciamo sono più le cavolate che facciamo che il resto. Diciamo che la prendiamo sul serio solo la metà del tempo in cui siamo in sala prova, l'altra metà serve per anche rilassarsi un po', quindi. Sì, sì, ma è giusto, altrimenti che divertimento è? Non c'è. E allora nel lavoro purtroppo cosa succede? Che poi la gente manda il certificato. Il gruppo medico si crea e si fortifica proprio così, in effetti. Sì. No, ma poi noi siamo fortunati perché cioè, oltre ad avere il gruppo insieme, siamo la stessa compagnia, quindi noi sabato sera, anche se magari ci siamo visti tutta la settimana per provare, il sabato sera usciamo insieme. Cioè, noi siamo proprio amici, non è che... Non si parla di musica, non suonate voi. E andate ad ascoltare qualcun altro magari. No, sì, però cioè, usciamo principalmente come amici, non come componenti di una band. Sì, questo sì. Molto bene. Siete bravissimi e bellissimi come sempre. Peccato non essere lì, questa è la firma di Giada e Manuela. Grazie. Insomma, prossima volta venite anche voi, no? Che vi devo dire. Sono Erika. Un grosso abbraccio a tutti i ragazzi, vi seguo sempre malgrado la lontananza e siete bravissimi. Grazie Erika. E avanti con i messaggi. Oh, molto bene. Ecco, queste sono, noi abbiamo anche dall'altra parte, qualcuno non sente di più, va con gli sms, vai d'altronde. Forza ragazzi, siete bravi, un saluto a Pietro da Monica e Raff dei Turbolenti. Oh, ecco qua. Chi sono i Turbolenti? No, diciamo che... Un altro gruppo? Allora... No, è semplicemente un gruppo di vespisti, siccome wow. Sì, a me piace molto la Vespa e quindi ci troviamo ogni tanto per fare dei giretti e quindi così mi conoscono e li ringrazio molto. Allora, ciao Nameless, vi seguo da sempre, siete favolosi, auguri Simo per il tuo compleanno e la firma è di Penny. Grazie Penny. Allora, andiamo a continuare su questa cosa, voi scrivete anche qualcosa di vostro? Sì, abbiamo... Sì, avete cominciato a fare pure questo. Sì, abbiamo già un EP che è già uscito è uscito quest'estate, sì, no? Sì, è uscito quest'estate, estivo. Diciamo che era un buon esperimento, perché ancora un'identificazione non l'abbiamo ancora precisa. Abbiamo provato a sperimentare dei brani che comunque erano diversi tra di loro, per orientarci sul mondo che saremo poi in futuro. Quindi... con la possibilità di fare cose diverse, aspettate il giudizio, ascoltate, sentite quello che la gente segue, sì, esatto, di più, cosa vi dicono. Magari e poi, sentiamo, insomma, quello che apprezzano di più per poi capire anche noi come spostarci sul mondo giusto. Però adesso parliamo con loro. E metterci qualcosa che anche se non piace non me ne frega niente, ma piace a me? Beh, diciamo che non è molto conveniente, perché alla fine il nostro obiettivo è soprattutto piacere alla gente. Però un qualcosa è una proposta, no? Sì. La bellezza potrebbe essere una proposta, non lo capiscono subito, lo capiscono dopo. Anche, però principalmente sì,
puntiamo più su quello che conviene al momento, che piace alla gente subito. Facciamo una domanda al bassista. Secondo te è più importante il testo o la musica? Beh, sono sicuramente importanti tutti e due, perché comunque con la musica si può trasmettere meglio le emozioni che il testo, che scaturiscono dal testo fondamentalmente. Un testo importante ha naturalmente bisogno di una musica importante, e sono importanti tutte e due. Quindi un giusto equilibrio. Curare il testo, però che ci sia una base musicale. Esattamente. Quindi voi adesso la vostra scelta è contemporaneamente un po' sui testi da adottare, immagino, e altrettanto però anche su una linea musicale. Quale sarebbe la vostra linea istintiva? Diciamo che un po'. Noi siamo molto comunque sul genere pop rock. Benissimo, quindi quella linea lì, insomma. Ecco, quindi comunque la S si sente di Ferrara. Ecco, no. Inizieremo a fare qualche lezione di dizione per correggere la S, la Z. Anche la Z, ma no, è lo stesso. Anche perché questo vi permette in zona di essere riconosciuti, no? Perché così, che se uno è troppo fuori, con troppa dizione perfetta, ma di dove viene questo, no? E forse non c'è allora quel sentimento che di solito viene provato in tutti i casi, no? Di campanilismo. E questi, guarda, senti che bravi, sono dei nostri. No, sul serio. Dopo, questa è la prima barriera, no? Quando uno piace nel suo ambito, dopo automaticamente, allora magari sì, ma sempre anche se ha la sua bella piccola cadenza, anche qualche piccolo effetto di pronuncia non ha importanza, se identifica la regione o la città da dove vieni. Poi la scalata verso l'alto, se per necessità di fare un film o cose così bisogna imparare, ma sennò va bene così. Esatto. Perché tutto quello che esce dalla bocca, se è uscito dal cuore, alla fine per poi la bocca. Se fossimo tutti uguali anche nel parlare, sarebbe un po' un mondo noioso, dai. Sono belli gli accenti di tutte le regioni alla fine. Sì. Esatto. Bravi Nameless, grandi soddisfazioni, piccoli di età ma grandi. Grazie. Ecco, no, questo è bello perché vi date già da fare, no? E però avete già anche le idee chiare. Vediamo chi è che mi risponde qui. Le idee chiare perché vi piacerebbe raggiungere il successo. Ah, sarebbe un gran sogno. Quindi il sogno nel cassetto, il primo sogno nel cassetto da tirare fuori, quale sarebbe? Un bel concerto o dove? Addio, dove? Non lo so precisamente. Io avrei un posto. Però... Un posto, sì. Vai di tu. Io. Allora, io punto in alto però. No, un sogno mio per un concerto, però non in Italia, sarebbe al Wembley Arena di... Vabbè, insomma, no, non male, voglio dire. Oppure al Madison Square Garden, dipende. Se dovessi scegliere tra le due non saprei quale scegliere perché mi piacerebbero tutte e due. Ecco. E a livello qui momento, poi e comunque bisogna sempre puntare in alto. No, vai. Ma è perché comunque hanno suonato gli artisti incredibili lì, cioè sarebbe un sogno, certo. Se vi dicessero invece che c'è la necessità di un gruppo spalla che apre il concerto di ma allora ci sarebbe. Qua, ognuno avrà la sua idea, immagino, no? Senza far torto a nessuno. A me piacerebbe un sacco aprire o farlo di band recenti, anche i The Vamps, 5 Seconds of Summer, oppure una già un po' più, cioè comunque meno attempata. Sì, esatto. Mi piacerebbe aprire Nickelback, non so se sapete. Però ecco, qui abbiamo un range dove automaticamente tutti quelli che hanno superato i 35 anni più o meno non ci sono, no? Perché c'è questa gente che hanno nominato, perché effettivamente io ringrazio il fatto di essere presente dietro o davanti, come volete, al mixer radiofonico, per cui ancora un po' ci arrivo con anzi ho capito chi sono. E se invece fosse da beccare uno famoso italiano, oppure facciamo una bella scelta tra Vasco e Liga? Ligabue. Non per offendere Vasco. No, infatti no, anch'io preferisco Ligabue, però tra i due. Sì. Però se dovessi aprire un italiano, nessuno dei due che hai detto, aprirei Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, vedi che c'è anche... Vabbè.
Mi chiamerà Claudio Baglioni, che te devo dire? Ah, no, no. Beh, anche lui comunque un signor musicista, cantante. Voci femminili? Perché, perché sono quasi solo gli uomini che fanno i concerti? Sono poche le donne che fanno concerti, quelli concerti grandi, a modello vasto. Emma ha appena finito un tour comunque. Ecco, Emma. Potrebbe essere aprirle... Sì, non sarebbe male, anche perché comunque anche lei è molto sulle sonorità pop rock, anche lei, quindi ci si troverebbe su un genere in comune. Allora, ciao Pietro, siete favolosi, un abbraccio da zia Lea. Vabbè, insomma, oh, giusto, un po' di soddisfazione anche ai parenti. E vedi, quello è mio nipote, capitato a tutti, adesso non mi capita più, però da piccolo capitava anche a me. E sai cosa facciamo, caro amico regista? Li facciamo suonare, nel frattempo tu però provi a caricare il famoso inedito. Quindi tu dai pure, fai passare il microfonino al regista, al nostro tecnico, super, il vostro tecnico fra l'altro. Lo ringraziamo, come si chiama? Mirko Guerra è mio fratello ed è il nostro manager. Quindi diciamolo che c'è. Lui si nasconde, non ha voluto partecipare, però ha detto spazio ai ragazzi. Benissimo, spazio ai ragazzi, però lui c'è e spalleggia. Allora, cosa facciamo adesso? Qualcosa un po' più grintoso? Adesso proponiamo una canzone di un gruppo che ho accennato prima. Sono i 5 Seconds of Summer e la canzone si intitola She Looks Perfect. Molto bene. Noi si va, nel frattempo carichiamo l'inedito che poi servirà. Simmer down, they say we're too young now to amount to anything else. But look around, we work too damn hard for this, just to give it up now. If you don't swim, you'll drown, but don't move. I make you look so perfect standing there in my American Apparel outerwear. And I know now that I'm so down. Down. While I was out, I found myself alone, just thinking if I showed up with a plane ticket and a shiny diamond ring with your name on it, would you wanna run away too? 'Cause all I really wanna hear is you. You look so perfect standing there in my American Apparel underwear, and I know now that I'm so. Scattava l'applauso. E qui scatta l'applauso. Bravi. Ecco, una cosa che noi dovremo fare poi sarà quella di sentirli nella registrazione, perché a noi manca di sentire il basso. Noi qui in stanza non lo sentiamo. Quindi beati quelli che sono lì e se stanno sentendo per intero, tutto quanto per intero. Quindi, tanto le congratulazioni, bravi anche in questo. Poi andremo a sentire un ultimo brano che sarà per i saluti. Nel frattempo, finché la regia sta caricando il pezzo che poi fa parte del vostro inedito, se voi doveste dire qualcosa ai ragazzi, perché sono tutti quanti e fanno un sacco di appelli, no?
e sono sempre gli adulti che dicono devi fare così, devi fare colà, consiglio così, consiglio colà. Facciamo che partiamo dalla base e andiamo verso la testa. Cioè, voi cosa direste, a parte ai vostri coetanei, ma anche agli adulti? Non lo so, dateci più ascolto, guardate che ci siamo. Non so, perché può sembrare una cosa così. Comincia tu, che ti vedo già pronta a dare una rispostaccia. Una risposta, ecco, vai, vai, vai. Per quanto riguarda gli adulti, in realtà ci hanno dato una grossa mano, perché i nostri genitori, ovviamente. In generale, penso che comunque ogni genitore sogni di vedere il proprio figlio felice. Se la musica è la strada che mi rende felice, diciamo che sarebbe opportuno che il tuo genitore ti dia una mano. È il caso di noi, infatti siamo qua grazie anche ai nostri genitori che ci permettono di venire ogni giorno in sala prove, se ci sono le prove ogni giorno, o comunque impegnarci in qualsiasi progetto. Per i giovani, purtroppo, purtroppo al giorno d'oggi serve anche un po' di fortuna, però in generale la fortuna aiuta gli audaci, e quindi se tu continui in continuazione, provi senza mollare mai in quello che stai facendo, prima o poi un po' di luce la potresti vedere. Sì, sì, fortuna, audacia e siuvat, diciamo proprio così, bravo. È proprio vera, è vera, hai ragione. E intanto grazie, perché questo fa apprezzare un buon rapporto genitori-figli, e quando i genitori si sacrificano con i figli, perché loro si sacrificano nel tempo, perché devono studiare, prepararsi, suonare, eccetera. I genitori stesse cose, ovviamente aiutare mantenendoli, perché giustamente al momento non credo ci siano, no? Da tanto da guadagnare facendo questa cosa qua. Non abbiamo ancora visto una lira, purtroppo. Però, insomma, dai. La strada però è buona, almeno i premi, no? No, quelli sono stati molto soddisfacenti, anzi. Benissimo. Allora, avete... un momento. Programmi. Programmi. Cosa mi dite? Avete intenzione di fare? Adesso inizieremo comunque a registrare il disco. Perché vorremmo arrivare a un punto che quando usciamo proponiamo pezzi nostri, non cover. Hola. Quindi iniziare a fare brani inediti. Poi abbiamo fatto questo concorso, che è tramite Fiat Music, con Roxy Bar. Bene. Siamo stati scartati. Vabbè. Però poi ci hanno ripescato, quindi adesso dobbiamo tornare a suonare. E non sappiamo ancora la data precisa, però sarà verso fine novembre, inizio di dicembre comunque. E poi ci troveremo come le star. A bere il whisky e Roxy Bar. Vabbè. Se abbiamo pronto l'inedito, noi non lo sentiremo, perché ovviamente non lo sentiamo, però se la regia riesce a metterlo in onda, noi siamo felicissimi. Grazie. Poi leggere i messaggi, poi saranno i saluti. Nel frattempo ascoltiamo questo inedito, perché c'è. Enjoy your life only with a smile. Take a breath and it would be a different state of mind. Never looking back, looking back no more. No more, no more. Take a break between your homework and pay TV. Just a flash and you could be swimming in the sea. Never stop leaving, stop leaving no more. Unplug your brain and join us. A mercoledì. And a little things. Take a look around for you. There's a world to see. Never close your eyes. Relax and days are freezing. And summer you remember.
è per la nostra cantante, però nel filmato ho visto una cosa che qui non c'è, cioè un sax. Spiegaci un po'. Sì, allora abbiamo avuto il piacere e l'onore di collaborare con Andrea Poltronieri, che ringraziamo molto per averci prestato il suo saxofono in questa canzone. Ecco, questo era fondamentale perché ho detto il gruppo l'ho visto, però ce n'è uno in più, com'è sta storia? Allora, ciao Giulia, siete bravissimi da Mongi e famiglia e fam, ciao, immagino. Mongi. Ho visto che c'era qualcuno che chiedeva, e questo lo dico per te, perché se dopo l'inquadratura nostra vai sugli occhi del bassista, ci chiedono di inquadrare gli occhi del bassista perché meritano, poi leggo anche il messaggio. Che bella canzone, bravi, vi trovo in YouTube, ciao da Verona. Ciao, non è firmato. Vi trovate in YouTube? Sì, sì. No, no, beh, da Verona non c'è, c'è il nome della città, ma non di, di chi... No, abbiamo un nostro canale YouTube, appunto... Che si chiama Nameless. Sì, Nameless. Quindi su YouTube cercate Nameless. Sì, poi se vogliono cercare la canzone o comunque l'EP, si chiamano questa canzone qua, Take a Break, e l'EP anche Take a Break. Quindi, Take a Break. Quindi prendetevi una pausa e andate a cercarlo. Fate un primo piano gli occhi di Manuel, il bassista, meritano veramente. Era questo, questo che è arrivato come messaggio, e quindi andiamo a vedere, eccolo là. Insomma dai, sì, bisogna mettere. Se fosse pelato potrebbe essere Voldemort. Li stai un po' esagerando, però ci siamo, ci siamo. Bravi. Dunque, vediamo cosa abbiamo qua. Poco spazio, 20 e 43, quindi abbiamo... Quanto dura l'ultimo brano? Tre minuti e mezzo, quattro? Tre minuti, quindi abbiamo ancora 2 minuti e mezzo per parlare, più o meno. Allora, se in zona... Posso aggiungere una cosa? Vai. La canzone che abbiamo appena sentito ha preso parte al DJ On Stage 2016 e abbiamo vinto, diciamo, il premio della critica, se così si può chiamare, per il progetto discograficamente più... buono, più bello. Più bello. Ah beh, benissimo. Quindi... benissimo, perché è successo anche in altre manifestazioni, sai che le canzoni premiate alla critica alla fine hanno fatto molto più successo. Molto succede. Sì, è successo anche a Sanremo, perché il premio della critica è stato dato a Cameriere e quello era un bel brano. Poi chi ha vinto invece non ha avuto proprio così grande successo, quindi sono cose che ricordiamo con piacere, perché il premio della critica è sempre dato da persone che se ne intendono. Allora, i suoni del cassetto li abbiamo tirati fuori tutti, o ce n'è un altro? Tipo partecipazione in un film, che non so, facciamo... No, film no. Film no? Forse fare la colonna sonora di quella. Una colonna sonora. Una colonna sonora ci starebbe. Questo è bello. Di un modello, di un film di che tipo? Adesso vanno di moda i romanzi thriller anche, no? Quindi è anche un po' thriller fantascienza, queste cose qua. Quindi un bel filmetto di questo genere qua, magari con un attimo in cui suonate anche e metterci il resto di musiche. Ma sì, ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare. L'importante è che si suoni. Esatto. Diamocelo buono, diamocelo buono. Allora, certo che anche gli occhi di Pietro. Pietro? Sì. Pietro? Dove cerchiamo di vedere anche gli occhi di Pietro, così. Così siamo a posto. D'altronde, dato che ci sei, poi fai una carrellata agli occhi di tutti. Che non, non sarebbe bello mandare a casa qualcuno, no? Giusto, Mauro? Certo che sì. Anche se saltano i miei, non è un problema, anzi, meglio. Complimenti, vi sto guardando e siete molto bravi. Un applauso per tutti voi, che si chiama Claudio, esattamente come me. Quindi, grazie Claudio. Bellissimo, bellissimo che ci sia la firma, così lo ringraziamo. Andiamo avanti ancora, sì, certo. E avete un qualcun altro da salutare in particolare che non è qui, che vi segue, che vi farebbe piacere? Ah sì, un'altra cosa, sempre riguardante il DJ On Stage, è stata una grande cosa, diciamo, farlo, perché ci ha dato molta notorietà, soprattutto perché, vabbè, quella sera suonava Benji e Fede lì, quindi c'erano Alessio Bernabei, e c'erano tantissime ragazze, 14 non si sa. Sì, vabbè. E c'erano tantissime ragazze, quindi è anche grazie a loro se, insomma, siamo, non so come dirlo, sì, abbiamo sostegno. Beh, allora che... c'è Loredana che ha scritto una cosa così: tornerete a Faenza per qualche spettacolo o in qualche città vicina, così potrò vedervi? Anche Filippo merita un primo piano, caspita. Allora, se tornerete e poi mi salutate, dice Loredana. Ciao Loredana. Certo, ciao. Ecco fatto. Abbiamo fatto così, anche qui siamo comunque perché... non sappiamo quando torneremo, per adesso ci concentriamo sul disco, poi si vedrà. Comunque, ecco, poi appena abbiamo la possibilità per lanciare il disco, una grande tournée. Ma penso che non ci sarebbe molta gente a vederla, no? Dici? Mai sicura? Dire mai. E comunque con partenza sempre da Caffè 24, appena esce il disco nuovo qui, per forza, assolutamente ci siamo. E c'è un io sì
che arriva da qualche parte, però non ho capito di chi è, e con molte amiche. Quindi probabilmente va bene. Ci sarà una bella presenza femminile alla presentazione del vostro album. Vi hanno trovati concordi, però. Ecco, io vedo che siamo veramente al limite, perché sono le 46, quindi non possiamo sforare, andiamo, perché poi abbiamo, vi ricordo, c'è Nicoletta Rizzi con Stammi Bene, noi fra un po' sgombriamo, andiamo, lasciamo spazio allo studio 2, perché ovviamente Nicoletta fa il suo studio con il suo Stammi Bene. Ragazzi, grazie per essere stati qui, Mauro, che ti devo dire? Sono bravi. Emozioni, bravissimi, e ci vedremo prossimamente. E porterò degli amici per Giulia, diceva la ragazza, che sarà presente alla presentazione del vostro album. Questa è una bella organizzazione, dai. Molto benissimo. Grazie ragazzi, in bocca al lupo e continuate così perché siete bravi e rispettosi. Grazie mille. Soprattutto quello è bello, no? Complimenti ben educati a tutti. Complimenti ai genitori. Anche al nostro tecnico che ha fatto invisibile. Una parte invisibile, e a quelli invece visibili che sono i nostri soliti tecnici della nostra regia, che come sempre se la cava. Grazie a tutti, brano finale per arrivare alla sigla. Ciao! Ciao ciao! I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a guy who gives a shit behind this word, it just washed through it. When we're it, you're always there.